Le stelle, no, temevo. A Giunone, la mia consorte virtuale. Vabbè. Caro mago, ha notato quanto è bello il vestito di Sonia oggi? Sonia oggi è splendida. È una dea, è veramente... dea Giunone. È Giunone. Io più che Giunone, sai, no? C'era un intesa. Ma voi capite con chi ho a che fare io al mattino della domenica alle 6:30, no, è così. È il momento dell'attualità, della cronaca con Angelo Mellone, sapete. Essere che presumete che siano stati abbandonati insieme, insieme, che fossero... Sì, probabilmente, veramente. Come si relazionano? Sono impauriti? Sono buoni con le persone, non bisogna... Grazie. Dottor Coccia, guardate. Centralino. Vado. E invece amici e soprattutto amiche, cambiamo argomento. Domani è la festa, discutendo al momento la star. Intanto sei d'accordo che il maschio italiano oggi come oggi preferisce le donne straniere? Io personalmente posso dire una cosa, che se parliamo di una bellezza oggettiva è ovvio che si può dire la donna brasiliana, venezuelana, argentina, sono tutte oggettivamente belle. Ragazze che fanno televisione, non tutte, adesso sto facendo una generalizzazione, un pochino sono un po' più, sono meno semplici. Le piacere di ospitare diverse volte. Intanto Gian, vorrei sapere qual è il tuo parere, proprio secondo te, perché in alcuni momenti, come diceva il professor Alberoni e Mirella Serri, siete molto divertenti, un paese, non mi ricordo se l'Abruzzo, non mi ricordo dove c'è stata un'invasione, mi pare, di russe. Andere, prego, professoressa. Sì, no, voglio dire che... Quello che stiamo dicendo ci interessa molto, anche il tuo parere. Poi tu, insomma, sei stata una donna coraggiosa. Io ricordo la prima volta che ti ho intervistata. No, sì. Perché poi, dobbiamo, insomma, abbiamo anche Lia Tanzi, che è protagonista di questo spettacolo. Quindi siamo a Roma, mi pare che... No, nemmeno io. No, ma vabbè, se no, c'è qualche cartomante in ascolto... No, ho un fratello astrologo, per cui a lui chiedo ogni tanto qualcosa, ma l'astrologia è diversa. Ma come, appunto, come cliente. Poi da cosa nasce cosa, divento, diciamo, mi affeziono. La maga, leggendoti le carte, te lo dice, che stai per fare un incontro che cambierà la tua vita incontrando lei? Beh, è chiaro che da donna molto fusa, la maga, cioè, ti cerca un po', insomma, di vedi Chiara, da donna, insomma, non solo rassicuri, ma poi Nini, insomma, tutti noi siamo affezionati. Grazie per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, se vorrete, settimana con tutti prossima. I nostri ospiti è per la prossima settimana, sabato alle 6:30, anche sabato prossimo. A voi tutti, serenità. Buona domenica, grazie.